Ma intanto, prima di parlare con gli Eresia, io chiederei proprio agli Eresia di inginocchiarsi e davanti al nostro grandissimo sponsor, lo Champagne Piano Bar, Mauro Pallera. Champagne Piano Bar. Secondo me ci prendono per del leccaculo, Ti può dire culo? Ti può dire culo in televisione? Anche di più. Anche di più, no, di più non lo so. Va bene, ma bene, si può dire. È stato ammesso anche dal giornale femminile Noi Donne, da una grande firma, ha detto culo. Ogni cosa va chiamata con il proprio nome. È vero. E allora posso dire anche cazzo. Scusatemi, no. Io poi, dato che voglio dire, sono anche un quasi dottore in lettere, vi posso dire che Dante Alighieri ha tranquillamente usato la siffatta parola. Ma veniamo al motivo per il quale abbiamo convocato questi 5-6 ragazzotti, non ho ancora contati tutti. Sono sei. E sono gli Eresia del gruppo che si esibirà quando allo Champagne Piano Bar? Giovedì alle 9 allo Champagne. E siamo qua per parlare con loro, sono loro i protagonisti. Allora io vorrei che vi presentaste uno a uno, Presento allora, io sì. Tutti? Vai. Allora io sono Mauro e faccio il cantante, poi c'è Daniele il batterista, Omar il tastierista, Antonio e Francesco i due chitarristi e il bassista Maurizio. Questi sono gli Eresia, Allora facciamo le domande accademiche o andiamo a ruota libera? Io direi di andare a ruota accademica. A ruota accademica, allora le classiche domande perché accademiche. Perché voi non lo sapete, voi dovete sottoporvi a un'intervista stupida, perché alla fine della fiera è stupida, ma soprattutto, com'è? Stereotipata, possiamo dirlo? Stereotipata è una parolaccia, ma per questa volta te la faccio dire. Per questa volta puoi dirla, cara. Classiche domande canoniche, tipo... Da dove arrivate? Esatto, è un bel problema perché io arrivo da Piontello e poi City. C'è Piontello City. Piontello City, poi c'è un po' di tutto, Magenta, Milano centro, quasi centro, Rodano, quindi coprite tutto Milano e l'Interland, coprite. Settimo, sì. Quindi porterete un sacco di gente allo Champagne Piano Bar, mi auguro. Speriamo di sì, no, se speriamo. Non ci vengono siamo a posto. Sì, perché stasera avete davanti il grandissimo sponsor, quindi voglio dire, dovete per forza... va bene. Anche perché si vota a scheda, al contrario del Rainbow che si alza le mani. A scheda. Ogni partecipante ha una scheda. Una scheda voto nella quale e voterà il gruppo di sua preferenza. Esatto, ma io vorrei passare alle domande accademiche. Sono quelle che mi vengono meglio perché le ho scritte. Aiuto! Allora, ma quale genere di musica fate? Ah, allora facciamo black metal che tradotto in termini, in soldoni, significa? Cioè perché metal nero? Cioè black metal? Perché di metal ce n'è tanti. Cioè loro suggeriscono, no, perché però... voi non vedete la scena, lui parla, né dietro gli altri suggeriscono coi cartelli, con le mani. Sì, ma dicono le cose sbagliate. No, ma anche gli amici ascoltatori non sanno che un musicista è di colore, forse per questo? Sì, è lui. No. Quante lampade ha fatto? Ma non lo so, quante lampade hai fatto? Vabbè, hanno deciso che non sanno qual è quello di colore. Fanno il genere black metal. Fanno black metal. Ah, era una battuta. L'ho capito adesso. Ma per Marco, allora, ma com'è questa storia? Amici, io ho avuto una dura giornata. Sono un po' giù di morale. Chi è che ha detto quack al mio posto? Lo licenzio subito. Ike the Ike. Solo io posso dire quack. Quack? Allora, comunque, veniamo al dunque. Fate black metal, che significa? Significa, non significa, però in pratica di metal ce n'è tanti, thrash, death, così. Il black metal usa soprattutto, cioè usa anche le tastiere come base, quindi è una musica... Leggermente più melodica. Più melodica, ma con pezzi molto veloci. In inglese o in italiano lo fate? Inglese. In inglese, ma perché credete nei limiti, in un qualche limite della lingua italiana o perché preferite l'inglese? Così? Perché il black metal suona meglio in inglese. Di perché Mauro. La voce non è questa, ma è così. È un po' più acuta. Ho quindi capito. Posso farti una domanda io? Come mai voi gruppi giovani, emergente, tendete sempre a cantare in inglese e non nella vostra lingua madre? Perché il nostro sogno sarebbe quello di poter girare il mondo, quindi se giriamo il mondo in italiano, cioè cantando in italiano un po'... più difficile che... Tu hai studiato inglese? Sì, studio e ho studiato inglese. Sei uno dei pochi, perché ho chiesto ad altri gruppi cosa significava, non lo sapevano. Ah, cosa significava cosa? Quello che cantavano. Ah, ok, no, sappiamo. No, ma... Fin troppo bene. Voi non potete... Sono felice. Non siete quei studio, amici ascoltatori, ma dovete vedere, ogni volta che qualcuno gli pone una domanda,
Mauro si rivolge ai componenti del gruppo e questi fanno dei gesti inconsulti per potergli dare la risposta. Delle cose veramente schifose, eh? Comunque, ma, Paper Marker, continuiamo. Io ecco. Sono allibito, sono sei veramente fatto, sì, sì, dalla bellezza, dalla purezza di questo gruppo, alla quale vorrei porre la seconda domanda accademica. Ma io vorrei che rispondessero anche gli altri. Esatto, e la domanda la famosa, le avete sentite adesso, no? Se ci siete fate A! Ah! Ah! Ci sono? Sassa, prova di sa, prova. Luisa. Ah, ah. Martedì scorso c'era un gruppo che cantava col gonnellino. Dico, voi che abbigliamento usate? Esatto. Rispondete voi. Beh, noi jeans, magliette, sempre, quasi sempre vestiti di nero, cappotti lunghi di pelle, trucco. Uno solo c'ho. Solo io c'ho. Trucco, il trucco lo immaginavo. Immaginavo. Lo immaginavo. Ma sì. C'è sotto il motivo. E qual è il motivo? Bianco, il motivo è gli occhi neri, c'è cioè un po' preso di ispirazione. Il motivo è che è un po' pallido, cioè, allora è un'invidia rispetto a Michael Jackson. Perché? Che lui da nero è diventato bianco e voi da bianchi volete diventare neri? No, no, noi siamo molto più bianchi rispetto al naturale quando ci trucchiamo. Perché il nostro gruppo ispiratore si trucca. Quindi anche noi ci trucchiamo, però anche come forma di. Ah, prendiamo l'occasione per salutarli, grandi cra dell'office. Cioè volete un po' nascondervimagari. Sì. Ma siamo come più... si chiama? Scusami se ti interrompo, il gruppo che vi ispira appunto. Cradle of Filth. Io comunque vorrei continuare più tardi con questa intervista perché vorrei mandare il primo pezzo degli Eresia. Sì. Com'è che si intitola? Mauro Midnight Skies. Sì. No, ripetete perché non si è capito. Of Mist and Midnight Skies. Può essere tradotto? Sì. Prego. Traducete. Di cieli mistici e di mezzanotte. Bello. A voi okay, di Eresia su Radio Meneghina International. Ladies and gentlemen, di Eresia. Yeah.
Yeah, sono questi Yeresia. Stiamo ascoltando questo brano che mi hai detto che si intitolava Of Mist and Midnight Sky. Yes, Of Mist and Midnight Sky, Yeresia. E io vi ricordo il numero di telefono della radio, Radio Meneghina, 865122 oppure 86463043 in stereo, io in AEC, per poter interloquire con i gruppazzi che sono qua dentro in questo momento, in questa gabbia dei leoni. Questi erano gli Yeresia. Gli Yeresia qui su Radio Meneghina 92 200. Amici che siete all'ascolto, non avete sbagliato frequenza. Questo è il modo giusto di passare lunedì sera. Ma tu devi ricordarlo, gli Yeresia si esibiranno quando? Giovedì prossimo, signor. Allo Champagne Piano Bar. Champagne Piano Bar. Champagne Piano Bar. Champagne Piano Bar. Allora, piano dove bar. Si trova? Perché si trova a Vimodrone in piazza Vittorio Veneto al 5. Non potete sbagliare. Sei, ma tanto ce ne solo un Champagne Piano Bar. No, se no c'è la chiesa di fronte, non vorrei. Vabbè, che sbagliassero mica che vanno in chiesa. Allora, sentite un po', facciamo la domanda classica, la più stereotipata, quella che facciamo a tutti i gruppi, la domanda del miliardo. Allora, incontrate un bel produttore di quelli belli, quattro telefonini, cinque segretari, eccetera eccetera. Non lo so, io potrei fare un nome. Facciamo un nome. Volete che faccia un nome? Fai un nome. Paper Mark. Mauro Pallera. Che decide di darvi un miliardo per produrvi, però dovete cambiare un riff, una canzone, insomma, dovete prostituirvi. Dovete fare il valzer. Passare al valzer? Passare al valzer. Solo cambiare un riff. Solo un pezzo di valzer nel vostro disco. No, il valzer no. Tutto tranne il valzer. No. Scusa, io ho trovato mariti che per molto meno erano disposti a concedere alla moglie. Ma la moglie è un conto, la musica è un altro. Più importante è la musica della moglie. Ho capito, ma ti ricordi quel film? Com'era il titolo? Proposta indecente? Bravo. Non l'ho visto. Non l'hai visto? La proposta indecente era per $1 milione. Se andava a letto con la moglie. No, con il tipo. Sì, col tipo, insomma, per dare via la moglie, insomma. Se tu per $1 miliardo non vendi una tua canzone? No, se la tipo mi dava $1 miliardo per andare a letto con lei ci andavo. Però per $1 miliardo cambiare una canzone. Io dico anche per molto meno, eh. Ladies and gentlemen, duri e puri, anche loro. Anche loro duri e puri, anche se nel gruppo c'è qualcuno che la pensa in maniera diversa. Comunque vi diciamo, posso dire una cosa? Che più tardi noi aspettiamo una personcina. Una personcina che è un produttore, che è proprio un produttore. Comunque Mauro, tu sei il leader degli Yeresia, giusto? O no? Sono... Sì, è il leader degli Yeresia. Sono il portavoce. Io volevo farti una domanda chiara, pulita, semplice. Il sesso? No. Scusate, se mi interrompo. C'è una telefonata, vabbè, ma aspettiamo. Prima la domanda. Prima una domanda, scusami. Quando è che vi siete formati, ragazzi? Allora, ci siamo formati a ottobre, sono entrato io nel gruppo, poi subito dopo due prove, quindi una settimana e mezza, è entrato il tastierista e successivamente Folletto, che è il bassista, lo chiamiamo così, da poco, un mesetto. Un gruppo nuovo di Zecca. Zecca è un gruppo of the Madon. Era un gruppo, il famoso gruppo religioso. Ognuno suonava in un altro gruppo, poi ci siamo uniti.
Avete fatto la mucchiata, insomma. Senti, c'è una telefonata in linea? Sì, è venuta bene. No, bene. Mandacela. Pronto? Pronto, ciao, sono Jessica. Ciao Jessica! Ciao Jessica! Allora, Ma chi sei? Io sono la loro amica. Ma sì. Loro di chi? Un'altra fan. Jessica, sì, loro di chi? Di chi? Loro di chi? Di Maurizio, di Mauro, di Omar, di Antonio. Ma dillo proprio, del gruppo, il gruppo, Francesco. Come si chiama? Il gruppo... Degeresia, no? No! Jessica, ti uccidiamo. Ma che fan sei che non sai neanche il nome del gruppo dei tuoi amici? Vabbè. Ma loro a lei piace il gruppo, insomma. Poi come si chiama, chi se ne frega, voglio dire, giusto? Giusto. Chi ti piace di più del gruppo? Chi è che ti piace di più del gruppo? Io. Del gruppo sono tutti uguali. Tutti uguali? Sì, ma come? Mauro aveva appena detto cazzo. Era appena vantato. Mauro si era appena vantato. Sì, dai Mauro allora. Jessica, ma Jessica! Jessica, ma da dove chiami? Io, da Milano. Ma da dove da Milano? Da casa mia. Da casa tua, Jessica, diglielo. Da Milano. Jessica, sai che tu avrai un compito difficile fra un poco? Dovrai annunciare il secondo pezzo degli Eresia fra un po'. È pesante. The Principle. Stavo suggerendo. Qualcuno, Mauro, il tuo fidanzato, forse, per quello no. Che. No, no. O per quello che ci prova. Ecco, sì. Sì. Cioè, quello che ci prova di più, perché scommetto che ci provano un po' tutti, ecco. Non vorrei azzardare ipotesi, ma. Principle? The Principle of Evil Made Flesh. Vabbè, principle, va bene. Ammazza, diciamo principle. Che principle in inglese significa preside, giusto? Confermato, principio. È il principio. In questo caso è il principio. In questo caso è il principio. Creare carne. Dimmi, dici Jessica. Dici un po'. Io? A chi vuoi fare una domanda? Ma... A Lorenzo? Tu non conosci Lorenzo, ma è il nostro grandissimo tecnico, anzi è il DJ, possiamo dirlo che è DJ? È il regista. Grande. È il regista, è bello. Salutala un po' anche no, tu, No, aspettiamo ciao, i complimenti. Lorenzo. Ah, scusa. Ciao Jessica. Ciao. No, voglio fargli una domanda a Jessica, io sono Quink Paper Mark, qui di Radio Menegona. Volevo chiederti questo, cosa farai giovedì sera? Giovedì sera? Esatto. Ma non lo so. Come non lo so? Un momento, tu non te lo ricordi, però devi venire a vedere noi. Sì, giovedì è il 22, no? Sì. Esatto. Grandi. Sì, a vedere. E dove verrai a vederli? Te lo dico io, lo Champagne Bar di Vimodrone, sì, Piazza Vittorio Veneto, 6. Possibilmente con altre 25 amiche. 25? Carine. Soprattutto. Tutte. Carine che siamo solo in 6. E guarda, tutte carine. Ed è un evento eccezionale, perché anche Lorenzo verrà quella sera lì. Proprio per conoscerti, vero Lorenzo? Bene. Diciamo di sì. Sei di Jessica. Se vuoi ti dico di sì. Ma tu sei una fan assidua, li senti, segui in tutti i concorsi, in tutti i concerti. Sì, vabbè. Cioè, due palle. Attenzione, qui sento dei suggerimenti che non stanno né in piedi né in terra. È un'espressione che io ho coniato l'altro giorno. Non dire il gatto perché ce l'ho. Ce l'hai nel sacco. Della spazzatura. Della spazzatura. Nel pacco? Qualcuno moglie detto poi, nel pacco? Moglie poi, moglie poi, dei paesi poi. Cosa? Dove vai? Certo. Esatto. Ok. Va bene, mandiamo un pezzo. In questo momento mandiamo Jessica, un pezzo. Jessica, dai. Non so. Io la saluto. Ciao Jessica! Jessica, tu il pezzo. Devi presentarcelo tu il pezzo, eh? The Principle, te lo suggerisco. Ciao Jessica! Di chi? Ma come che è? Non l'hai dimenticata un'altra volta, attenzione. Ragazzi, date in giro un fogliettino con sul nome, non e lo poi, so. Cioè, beccatevi il logo. Vabbè, si chiamano Eresia, The Principle. Allora, Eresia. Signori. Allora, amici, solo per voi a Radio Meneghina International, Jessica presenterà. Avanti. Sei dillo tu. No, sei tu che devi dire. No, The Principle. The Principle degli Eresia. Ciao. Ciao Jessica.
e questo è solo un piccolo saggio di quello che ascolterete giovedì allo Champapiano Bar. Che sono gli Eresia. Qui sono Paper Mar, questa è Radio Menegona. E su questo brano noi salutiamo tutti gli ascoltatori, ma soprattutto le ascoltatrici, giusto? Le salutiamo? Soprattutto Jessica. Jessica. No, ciao, salutiamo tutti quelli che ci conoscono, le nostre amiche. Volevo fare un saluto alla mia ragazza Arianna. Ciao. Ecco, e il amico del gruppo. Ciao Arianna, sei splendida. Saluto anche la mia classe. L'amo. Ecco, lui l'ama, è un fresco innamorato, bravo. E bravo, allora amici, noi salutiamo gli Eresia e lanciamo un bel pezzo con il quale riposare un po' le orecchiette dopo questa energia, tutta questa potenza che ci è penetrata attraverso le casse, giusto? Irene Grandi, boom boom!